Qualche giorno fa ci è venuta a trovare nella redazione di Flash Giovani Doriana Bortolini, fondatrice della sezione Politiche Giovanili e Scambi Internazionali del Comune di Bologna. Abbiamo avuto il piacere di parlare con lei degli scambi avvenuti in passato, tra cui uno importante con l'Ucraina. Ne abbiamo quindi approfittato per chiederle anche qualche considerazione sul presente. Buongiorno Doriana. Allora, questa intervista nasce, diciamo, dalle contingenze storiche che noi stiamo vivendo, perché da qualche settimana la guerra è arrivata in Europa. Questa situazione è l'opposto di quello che il Comune di Bologna, in cui ha sempre lavorato, ovvero gli scambi culturali, che sono nati con ideali di pace, di incontro e di celebrare anche le diversità, ma trovando sempre un'armonia globale poi. Quindi la prima domanda che ti vorremmo fare è appunto: qual è stato l'obiettivo di questi scambi, come sono nati, insomma, se ci puoi raccontare un po' l'inizio. Allora, gli scambi internazionali nascono per un'intuizione di un assessore allora alle politiche formative, e nascono nel 1982, da una grande visione, perché io credo che chi opera nel pubblico debba avere questa capacità di interpretare il futuro e di investire sul futuro. Nacquero perché allora noi gestivamo centri di formazione professionale e gli istituti Aldini Valeriani, e quindi nacquero da questa idea di innovare non solo da tutta la parte tecnologica, che era importante. Purtroppo a quei tempi nelle scuole tecniche non esisteva lo studio della lingua straniera, era marginale. Si cominciò allora, il Comune di Bologna aveva una politica internazionale molto vivace, e quindi si pensò di avviare degli scambi fra scuole e anche scambi con reciproca ospitalità in famiglia, perché la gita scolastica è importante, ma poi andare a dormire nella famiglia di un altro ragazzo, un tuo coetaneo, frequentare la scuola e magari anche i laboratori di una scuola straniera, era quel valore aggiunto per la tua formazione che da un lato ti faceva diventare un tecnico più all'avanguardia, ma poi c'era un investimento anche in quella che si chiamava un po' la cittadinanza europea, e quindi vivere, anche far vivere quelle che erano le diversità come delle risorse, perché la diversità è una risorsa e tu lo puoi verificare solo se vivi all'interno dei vari contesti sociali del paese che ti ospita. Quindi iniziamo con degli scambi, se non ricordo male, con la Germania, perché allora quella era il panorama più innovativo dal punto di vista tecnologico. E da lì poi niente, cominciamo a coinvolgere anche altre scuole bolognesi. Ricordo benissimo la prima, la più sensibile, fu il Copernico, d'altro canto era un liceo linguistico, e cominciamo ad estendere la rete di relazioni utilizzando quelle che erano già le relazioni attivate negli anni 70. Proprio in questo senso, in questi giorni noi della redazione abbiamo riscoperto questo materiale di archivio del gemellaggio con l'allora Kharkov, che adesso è Kharkiv, e quindi volevamo chiederti come è nato il gemellaggio, e poi stiamo parlando degli anni a cavallo tra la caduta del muro, no? Quindi era un mondo che stava cambiando, un mondo sconvolto, no? Quindi chiedete anche se è stato facile organizzare questi scambi, quali sono state le emozioni anche tue personali in quel periodo? Noi avevamo in quel periodo, devo assolutamente citare il sindaco Renzi Imbeni, che poi peraltro è stato anche parlamentare europeo ed è stato anche presidente del Consiglio europeo. Lui stesso aveva una grandissima sensibilità nei confronti delle politiche internazionali e aveva la sensibilità e la lungimiranza per comprendere che le città gemellate, che molto spesso sviluppano a volte relazioni più di tipo economico, avrebbero dovuto investire anche sui propri cittadini, perché se a ciascuno di noi venisse chiesto quali sono le città gemellate del Comune di Bologna, nessuno di noi lo saprebbe dire. Il dare un senso, un corpo a una relazione del genere deve sapere penetrare anche la vita quotidiana dei propri cittadini. Quindi in questo il sindaco Imbeni era molto, molto sensibile, molto attivo, e devo dire che questo scambio nacque da una sua sensibilità come tanti altri in futuro. Lui, quando andava all'estero per delle relazioni, per delle visite, lui rientrava spesso con l'accordo per la realizzazione di uno scambio, con anche notevoli difficoltà, perché voi dovete anche sapere che in realtà non spesso
non è l'apparato amministrativo sempre in linea con quelle che sono in sostanza le visioni, dico, politiche. Certamente io ricordo le complessità anche nelle relazioni precedenti, perché allora voi immaginate che non c'era né internet, non c'era l'email, c'erano solo i telefoni, e quando andava bene a un certo punto c'era il cosiddetto telefax, che era soltanto nell'ufficio del sindaco. Quindi le difficoltà c'erano. Ricordo invece la gioia dell'incontro e ricordo anche la difficoltà forse a reperire quel gruppetto di ragazzini interessati ad andare in quel momento storico in Russia. Infatti in uno di questi filmati che ho riascoltato, è bellissima la considerazione che fa questo ragazzo, questo più alto, che lo ricordo ancora, che poi fa da voce narrante nel filmato, dice: sono qui in metropolitana, risento la stessa confusione che mi facevano i ragazzini, i miei amici, dicendo: ma cosa vai a fare in Unione Sovietica? Quindi la difficoltà è stata più nella selezione. E poi c'era anche la difficoltà della lingua, perché alcune ragazze che ho intercettato adesso mi dicevano che in realtà, sai, questi ragazzi parlavano russo e l'ucraino, pochi parlavano l'inglese o il francese, che era magari una lingua studiata dai nostri ragazzi. Però c'è un altro linguaggio, che è quello delle emozioni, che a volte noi dimentichiamo, e questo è universale. E quindi la carezza, e quindi il sorriso, e quindi la generosità. E in questo c'è stato molto, in questi scambi, c'era molta parte di comunicazione, dico, emozionale. E poi il primo anno, credo nel 89, avevamo fatto separatamente gli scambi sia con Kharkov che con St. Louis, che erano ugualmente città gemellate. Però era anche vero che in quel momento il mondo si stava muovendo, c'è il ricordo del muro di Berlino, la perestroica. Mi era sembrato un modo per aiutare a creare un ponte tra di loro, non solo tra noi bolognesi e i ragazzi ucraini, ma anche tra gli ucraini e gli americani e viceversa. Si sono germogliate anche delle amicizie. No, lo penso anch'io, perché leggendo le testimonianze dei ragazzi e le ragazze che a distanza di 30 anni hanno deciso di raccontare le loro esperienze all'estero, penso che, insomma, mi ha colpito che tanti di loro siano diventati poi degli adulti con delle carriere internazionali, questa cosa gli abbia dato, come dire, la spinta. Sì, questo era nella prospettiva. La fase più difficile nell'organizzazione di questi soggiorni era sempre la fase dell'incontro con i genitori, perché i genitori avevano questo portato di protezione, sceglievano, ma avevano la paura del nuovo. I ragazzi per crescere devono conoscere le difficoltà. E lo scambio internazionale è un elemento di crescita proprio per questo, perché deve rimetterti in discussione, ti rimette in discussione, ti fa vivere come cittadino straniero in un altro paese. Forse quando rientri, avendo vissuto questa esperienza, sei anche più aperto. Comune, nella sua, diciamo, mission dei miei tempi, c'era anche quello di contribuire alla costruzione di un cittadino che fosse un elemento positivo di apertura, cioè seminare su ogni cittadino, sul futuro, vuol dire costruire un futuro migliore per tutti noi. In questo senso, tu ci hai detto prima che gli scambi sono nati anche per uno scambio di conoscenze tecniche, lavorative, non solo ovviamente. Ecco, adesso invece questi scambi hanno un po' cambiato diciamo, la loro identità. Questo cambio è avvenuto in maniera naturale o semplicemente è stata anche un'evoluzione della società, insomma, come si sono evoluti nel corso degli anni? La mia visione, diciamo, strategia era, da un lato, per questi scambi, sapere cogliere i segni del tempo. Che ogni decennio c'era una evoluzione, un'apertura verso le nuove geografie del mondo. Però, diciamo, l'orientamento primario era quello di favorire l'apprendimento delle lingue straniere e dall'altro favorire, col soggiorno all'estero, col ricevimento di studenti stranieri, anche un'apertura, un'accettazione
dico, della diversità e il volgere della diversità come un elemento di apertura di tutti noi verso il nuovo che avanza. Poi dico, tutta questa potenzialità formativa delle relazioni internazionali, io l'altro giorno ci pensavo e comunque noi siamo stati degli anticipatori in una fascia d'età più bassa, che quindi l'età pre-universitaria, di quello che poi è diventato Erasmus, che è diventato i programmi overseas. Quindi allora questi non c'erano come programmi. In questo senso, appunto, noi per preparare questa intervista, come ti dicevo, abbiamo visto i materiali d'archivio e ci è rimasta impressa una frase di una ragazza di Bologna, appunto in occasione della cerimonia di incontro tra i ragazzi provenienti dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti. E questa ragazza, anche con fa tenerezza, sembra detta con un po' di ingenuità, ma in verità è una frase molto, molto bella, secondo me, dove lei dice: "Credevo che gli ideali di pace e solidarietà fossero irrealizzabili, adesso ho cambiato idea." Quindi, grazie a questo scambio, lei è riuscita effettivamente a vedere un mondo diverso, no? Un mondo dove veramente, grazie alla conoscenza degli altri, noi possiamo imparare a capire, a farci capire e a vivere nella maniera più armoniosa possibile, no? Questa è una frase detta, appunto, come abbiamo detto, tra gli anni 80 e 90, in cui veramente si pensava a un mondo senza guerre, diciamo. E sentita oggi mi ha fatto veramente tanta tristezza, no? Anche io dire che si sono infrante queste promesse che venivano fatte in quegli anni, ma mi ha dato anche allo stesso tempo tanta, tanta speranza, perché è stato bello vedere anche questi ragazzi di Bologna che hanno conosciuto questi ragazzi ucraini, adesso cercare questi ragazzi, sapere se stanno bene in corso questa guerra. Quindi, insomma, i risultati ci sono stati, secondo me, a prescindere poi di come è andata la storia e come sta andando in questi giorni. Ecco, quindi. Quindi io penso che in realtà queste esperienze vadano comunque sempre fatte, sono sempre state fatte, insomma. E chi ha vissuto queste cose possa un giorno, nel momento in cui avrà dico, la possibilità di decidere, essere comunque un decisore migliore, più saggio, che non ha perso il legame con quello che sono i cittadini, dico che rappresentano. La storia ci ha portato dei momenti in cui avevamo dei decisori che effettivamente avevano questa attenzione. Poi invece ci sono momenti della storia in cui abbiamo altra tipologia, dico, di decisori. Però, voglio dire, la storia è fatta da corsi e ricorsi, insomma, no? Quindi speriamo che in questo periodo veramente, dove la ragione non ha la meglio, possa far sì che la ragione abbia di nuovo la meglio, insomma, perché poi noi vediamo che anche in queste vicende c'è un gap fra chi decide e chi vive, insomma, anche nella Russia ci sono tanti movimenti di protesta, molte persone che vengono arrestate perché non sono assolutamente d'accordo in questa azione di muscolare, di forza, di potenza, insomma. Credo che comunque bisogna sempre investire in queste attività perché vuol dire investire un pochino anche Assolutamente sul nostro futuro, insomma. E certo che è stato anche, secondo me, lungimirante l'impostazione di queste attività, perché si è impostate perché comunque potesse rappresentare una storia. Se questi scambi non fossero stati impostati fin da allora, pensate, con l'idea che comunque ci fosse una documentazione, allora era di Diappo, poi vennero le Diappo V, poi facevamo le Diappo V, che ciascuno di loro potesse raccontare l'esperienza che stava vivendo e quindi tramandarcela. E non era semplice Certo. convincere di questo. E poi quando facevamo invece le feste di fine soggiorni, dove si assepiavano i ragazzi?
a guardare e a rileggersi i diari. Io spiegavo loro che non c'è stato grande viaggiatore che non avesse un attimo dedicato tempo per sedimentare e riflettere la propria esperienza dei viaggi. Appunto, come dicevamo, poi i risultati si sono visti. E allora io ti ringrazio. Io ringrazio voi. Per il tempo che ci hai dedicato e per aver condiviso con noi questi bellissimi ricordi, e speriamo di vederci presto per buone notizie. Certo, sì, speriamo proprio, dai. Dobbiamo avere fiducia dei nostri decisori. Assolutamente, sì. Bene, che facciamo? E via, bene ragazzi.